Gilet arancione fluorescente sotto l'ormai immancabile divisa della polizia e passo veloce verso il tunnel della TAV in costruzione. Per il ministro degli interni Matteo Salvini, in visita questa mattina a Chiomonte, i lavori vanno terminati. Si potrà rivedere il progetto per tagliare fino a 1 miliardo dei 4 preventivati, ma sul completamento non ci devono essere dubbi. Avere merci e uomini che viaggiano su rotaia invece che in autostrada, sui tir e sulle macchine, significa un ambiente più pulito, significa risparmiare tonnellate di inquinamento, significa dimezzare il prezzo del trasporto delle merci e delle persone. Io da Milano potrò arrivare a Lione non in aereo, non in macchina, ma in treno in 2 ore e mezza. Questo è il pensiero di Salvini, che non coincide con quello dell'altro vice premier Luigi Di Maio, che questa mattina ha negato l'esistenza di un cantiere vero e proprio della Torino-Lione, sostenendo che per adesso ci sia solamente un buco di 5 metri e che quindi non sarebbe vero che fare marcia indietro equivarrebbe a completare i lavori. La tensione è ancora alta in questa zona d'Italia, con un fronte non piccolo di cittadini che si oppongono ai lavori. Forte però anche il fronte favorevole alla grande opera. A novembre migliaia di persone si erano radunate in Piazza Castello a Torino per sostenere la continuazione del cantiere.